Nel 1994, in un periodo storico in cui il genere picchiaduro era ampiamente affermato e poteva contare su beat'em up del calibro di Final Fight, Captain Commando, Cadillac and Dinosaurs, Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time ed il mai troppo amato Street of Rage, Data East cercò di inserire in un mercato apparentemente saturo un nuovo esponente di questo genere, ma contestualizzato in un universo horror. La trama del gioco è alquanto semplice. In pratica, due portali che conducono al regno dell'oscurità sono stati aperti sulla Terra. Da questi sono fuoriusciti ogni genere di mostro, vampiri, licantropi, zombie e via dicendo. La situazione è disperata e gran parte della popolazione mondiale è deceduta. Solo tre eroi possono salvare la situazione e ristabilire la normalità sulla Terra. Andiamo in ogni caso a presentare i tre protagonisti. Il primo è Jake, detective appassionato di casinò, gioco d'azzardo, nonché cacciatore di mostri. Ha due protesi robotiche al posto delle braccia. È il personaggio con caratteristiche più orientate alla forza bruta che all'agilità. Il secondo è Christopher, cacciatore di vampiri che opera soprattutto in ambito europeo. Egli è un grande esperto di arti marziali, infatti nel suo repertorio di mosse sono presenti colpi di box, muay thai e wrestling. Al termine della sua combo espone un crocifisso di fronte al suo nemico. È il personaggio più equilibrato tra i tre. Il terzo è Hong Hua, abilissima lottatrice esperta nelle arti marziali cinesi. È in grado di neutralizzare la magia nera tramite i suoi talismani. Tra i tre eroi è quella più agile, ma al contempo debole del gioco. Ogni personaggio ha a sua disposizione due mosse speciali. La prima si esegue premendo il tasto d'attacco e salto contemporaneamente. In questo caso verrà effettuato un attacco speciale che consuma un piccolo quantitativo di energia. La seconda viene effettuata con la pressione di un singolo tasto e sarà differente a seconda se eseguita a terra o in salto. Quest'ultima è molto potente, ma toglie un grande quantitativo di energia, per cui è bene usarla con parsimonia. Sono presenti due versioni del gioco, quella giapponese e quella occidentale, quest'ultima pesantemente censurata. Infatti, il sangue dei mostri è verde ed è stato censurato anche il crocifisso di Christopher. Inoltre, sono state tagliate le scene di intermezzo tra un livello e l'altro. Per restare in tematica Halloween, vi mostrerò principalmente la versione giapponese, tranne questa sezione in cui state vedendo la versione europea. Il primo livello consiste nel liberare un ospedale infestato dagli zombie, in cui vengono effettuati esperimenti sugli esseri umani. Il boss intermezzo è uno scienziato pazzo armato di bisturi, mentre quello di fine livello è il mostro di Frankenstein. Thank you.
Il secondo stage è una foresta colma di lupi mannari. Ci sarà una sezione in corsa in cui si dovrà inseguire una carrozza ed eliminare i nemici che si prospettano davanti a noi. Il boss di fine livello è un golem di pietra. Nel terzo livello ci troveremo nel castello di Dracula. L'ambientazione è in pieno stile europeo medievale. Il boss che affronteremo alla fine sarà proprio il capo dei vampiri. Sono inoltre presenti dei bonus stage in cui si dovranno distruggere il maggior numero di zombie possibile in dei minigiochi. Se si sta giocando in due giocatori, quello che avrà ucciso più zombie sarà il vincitore. Comunque, piuttosto che descrivervi tutti i livelli nel dettaglio, lascio a voi il piacere di scoprire i restanti. Vorrei concludere invece con le mie impressioni su questo gioco. Sicuramente è un ottimo esponente del genere picchiaduro, con personaggi ben caratterizzati e una bella sequenza di mosse, ma a mio parere il vero motivo per cui dovreste giocarlo sono le sue ambientazioni ed atmosfere sopraffine. Io personalmente non conosco altri esponenti di questo genere con questi elementi horror, magari se a voi viene a mente qualcos'altro potreste farmelo sapere nei commenti. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale per restare aggiornati sui miei contenuti. Non dimenticate inoltre di visitare i social di Videogame Kingdom, elencati qui sotto in descrizione. Grazie per avermi seguito fin qui, ci vediamo alla prossima e buon Halloween a voi!